Cioè, io ti ho rubato la big corona oscura. Burloni, se vi state chiedendo il perché ho la big corona oscura, dovete assolutamente andare a vedervi il video di Buddy, perché il nostro piano del doppio gioco e il tradimento falso a Fere sta facendo e sta dando i suoi risultati. Sono riuscito ad acquisire la fiducia di Buddy, però a me queste cose sinceramente non piacciono, non me l'aspettavo che mi potesse dare la corona. E io sinceramente la corona, averla così, cioè praticamente l'ho rubata questa corona, in poche parole, non mi piace moltissimo. Io volevo fare il doppio gioco, ma non che avesse subito la mia fiducia Buddy, ci sono un po' rimasto. Quindi oggi voglio un attimino esplorare questo regno per portare delle informazioni al mio regno, perché io non conosco praticamente niente, se non che questa è la stanza di Xiao. So che ha una parte segreta qua sotto, che sarebbe più che segreta, insomma, è il suo magazzino, e so che qua ci sono delle cose piuttosto interessanti, considerando che a me il ghiaccio servirebbe veramente tantissimo. Un po' di pacche d'ice io me lo porto, che potrebbe essermi sempre utile. Se vedete invece queste cose nell'inventario è perché nel video di Buddy ho costruito la mia casa praticamente. E comunque, secondo voi dovrei dire a Buddy che sto facendo doppio gioco? Secondo me in realtà no, perché... spada in diamante, interessante. Mi servono queste cose. Signor Xiao, ma quanto mi dispiace, lei sta lasciando le cose alla persona sbagliata. Ecco, almeno io non sono come Nico che viene e ruba direttamente. Io almeno faccio il doppio gioco. Però gli lasciamo le cose perché non voglio rubargli niente. Se non che ho scoperto che Buddy ha una stanza segreta. Cioè, me l'ha fatta vedere proprio lui. È per questo che mi dispiace di trovarla, eccetera, eccetera. Perché sono cose che avrei voluto scoprire da solo. Ma Buddy ha molta fiducia in me. E questa cosa un po' mi mette in difficoltà, perché non voglio tradire proprio la sua persona. Guardate un po' che cosa qua sotto. Molti di voi lo sapranno già, ma qua c'è una cosa molto particolare. Lì dentro c'è una Melopì e c'è un libro. Wow, la Melopì me la potrei rubare tranquillamente ed utilizzarla in battaglia, ma penso proprio che non lo farò, ragazzi. Non voglio essere così cattivo, non voglio fare le cose in maniera scorretta. Fatemi sapere se siete d'accordo. Secondo voi avrei dovuto prendere quella mela oppure no? Prima di continuare però, ragazzi, marci con la big corona oscura, vi ricorda di iscrivervi al canale, perché la maggior parte di voi che guarda i video non è iscritta, e noi siamo vicini ai 900.000. Secondo voi ci riusciamo ad arrivare a 900.000 entro la settimana prossima? Mancano 12.000 iscritti, ma no, tutto è possibile. È tutto possibile. Adesso però voglio andare a vedere un attimo il signor Buddy se mi può dare una mano a fare una piccolissima cosa. Non so dove sia, so solo che adesso mi aveva detto che doveva registrare il campione. E dove sta andando? Sta andando. Dove diamine sta andando il signor Buddy? Ma che cavolo! Ma questa cosa non la conosco, raga! Ma sta cosa vi giuro che non l'ho mai vista! Cioè, tipo qua, non ce l'ho una pala io? Non ho la pala io. Non ho la pala. Vediamo. Di qua esce... Ah, ma... Ah, perché questa è la neve finta! Ok, c'è un tunnel, raga! Cioè, lui mi aveva detto... Dopo il video, aspetta un attimo, perché devo registrare una roba. Non vorrei che stia facendo, che stia complottando qualcosa di strano. Cos'è che io sto tunnel non so minimamente dove possa portare, perché non l'ho mai visto che lo usavano nessuno di loro, sinceramente. Vediamo dove porta questo tunnel. Non lo so, è molto strana questa cosa, è anche sospetta in realtà. Ma questa è la zona mia di Nico! Raga, questa è la zona segreta mia di Nico! Dove è andato lui? È andato in fondo? Dio, raga, non lo so dove è andato. Mi sa che lui là in fondo. Non lo vedo più, raga. Non lo vedo più. Non lo vedo più. Devo cercare di correre il più possibile. Spero che lui non stia usando la tecnica del saltare, così posso recuperarlo. Vado, 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 vado. Ok, lì. Diamine, raga. Devo essere il più possibile lontano. Vedete che lì? Per un motivo o l'altro potrebbe girarsi, raga, eh. Potrebbe girarsi. Aspetta che mi metto qua dentro. Aspetta un attimino. Aspetta un attimino prima che... Così almeno... Con la distanza di rendering non mi vede neanche lui, perché tanto io so che lui sta andando da questa parte, ma non so che cosa sta facendo. Perché sta venendo dalla nostra parte? Questa è la vera domanda. Questa è la vera domanda. Si aspetta che io sia da quella parte lì, ma mi sembra strano, perché mi dovrebbe aver visto che non è la loro casa in questo momento. Ok, abbiamo... Siamo sicuri al 200x200 praticamente che stanno dalla nostra parte. Non capisco il motivo, non so cosa stia registrando. Secondo me o sta registrando tipo un video dove vuole tradire a me, vuole fare tipo il doppio gioco. Potrebbe essere, raga. Potrebbe essere sta cosa, perché lui pensa... Magari dice, cavolo, gli ho dato la corona e adesso lui pensa che io sia dalla sua parte, ma in realtà non è così. Cos'è che c'è qua dentro?
Ah, oddio, questa cosa non l'avevo mai vista. Questa cosa, sapete, non l'avevo mai vista? È tipo quella segreta di bella faccia, vero? Dove sta andando? Buddy sta salendo, vedi? Ve l'ho detto, raga, ve l'ho detto. Ve l'ho detto, devo capire cosa vuole fare. Devo stare un po' di più a distanza per il semplice fatto che si sentono poi le scalapioli. Dove cavolo sta andando lui? Cosa diamine sta facendo? A me mette un po' d'ansia sta cosa, perché non me l'aspettavo che anche lui facesse qualcosa di cattivello nei nostri confronti. Pensavo che lui, boh, non lo so, avesse la fin mia fiducia, queste cose qua. Ok, questo tunnel qua non l'avevo mai visto. Pensavo fosse da un'altra parte. Dove diamine è andato lui? Dove diamine è andato? Ok, cosa sta facendo? Devo mangiare, aspetta. Ha trovato le ceste segrete di Franci, raga. Ha trovato le ceste segrete di Franci. Ha trovato le ceste segrete di Franci, raga. Oddio, se trova quella sotto è un casino, però. Quella sotto c'è i minerali preziosi, raga. Ha richiuso? Ma che fa? Ma è matto? Ma cosa sta facendo? Mi metto la corona? Dopo mi metto la corona. Prima lo seguo un po', poi mi metto la corona e capisco cosa vuole fare. Sta andando al castello adesso. Ma che cavolo... Buddy, ma che cavolo fai? Ma è matto, raga? Lo sta facendo? Ok? Sta rompendo dell'oro. Devo star shiftato, devo star shiftato. Sto shiftato, mi metto qua dentro. Anche lui è shiftato, però, non lo vedo. Ok, questo... Ah, eccolo lì, è lì. È lì, ok. Cosa sta facendo adesso? Vediamo dove va. Dove diamine sta andando? Sta facendo uscire le capre! No, no, ti prego, Buddy, no! Le capre, no! Devo andare a chiuderle subito, raga. Non penso possano uscire. Però, per sicurezza... Dove sta andando adesso? Sta andando a casa di Sefefere, tipo? Ok. Chiuso. Dove, che cosa sta facendo? No, raga, devo fermarlo. Devo fermarlo. Mi fermo subito e glielo dico. Aspetta, mi metto la corona. Vediamo se ne rende conto. Ma dove è andato lui adesso? È sopra. Vediamo un po'. Che non mi fa mettere la corona? Buddy. Buddy. Ha leftato il gioco! Ha leftato il gioco! È tornato. Sarà meglio che sia tornato. Vieni su TS. TS. Vieni su TS, dai. Oh? Ciao campioncino, cosa stavi registrando? Niente, cosa mi stai registrando? Ero qua a fare un giro, sai com'è, insomma non... Buddy, io ti ricordo con la tua corona. Io ti ricordo che... Sì? Ho la tua cesta segreta. Sì, qual è la mia cesta segreta? Posso incastrarti in qualche modo. Dimmi qual è la cesta segreta. Ma non lo so, quella che c'è là di fianco alle mucche, Buddy, ma che cavolo. Ho il coltello dalla parte del manico. E io ho il manico dalla parte della spada. Dimmi cosa stai facendo, Buddy. Voglio che tu sia sincero con me. Stavo facendo il doppio gioco. Cioè, nel senso, col fatto che io avevo la tua fiducia, insomma, potevo dar la colpa a te dei furti. Insomma, sto facendo tutto io nell'altro regno. Sono praticamente abbandonato a me stesso. Buddy, allora, anch'io stavo facendo il doppio gioco con te. Ok, pensavo fosse ovvio. Infatti non capivo come mai tu mi dessi tutta questa fiducia subito, la corona, eccetera, eccetera. Però... ti posso dire una cosa, ok? Dimmi. Siamo pari. Io ti ridò la corona che ti ho rubato. Perché ah, quindi non... Alla fine te l'ho rubata, giusto? Cioè, nel senso, ti ho rubato... Sì. Cioè, io ti ho rubato la big corona oscura. E io ti ho rubato l'identità, ok? Stavo dando la colpa a te. Esatto, e tu mi stavi rubando l'identità. Io direi che siamo pari. Io ti ridò la corona. Tu ridammi tutto quello che hai rubato, per favore, perché ho visto che hai rubato oro, un po' di tutto. Ridammi... Guarda, ti ridò anche la spada di Xiao... Ti ridò anche la neve, il pack ed ice. Ok, siamo... Non so, questi te li puoi tenere. Mi stanno riempiendo l'inventario, te li regalo. Torniamo pari? Torniamo sì, pari. Queste me le tengo, però. Sappi che io ti volevo rubare... No, quelle mi servono. Me le ha craftate Franci con tanto amore. Dammele tutte. Due ne ho prese, te lo Sei giuro. Sicuro? Te lo giuro, due ne ho prese. Ok. Sappi che io so dove avevi la mela d'oro incantata. E non te l'ho presa. Io non te l'ho presa, Buddy. Perché sono stato corretto. Buddy, no, te Dimmi. Devi andare senza niente. Ti uccido. Io posso uccidere te. Vabbè, ho capito, me ne vado, okay, me ne vado. Vattene me ne via. Vado, me ne vado. Buddy, vattene via. Ora siamo No, Buddy, porca miseria. Già, porca miseria che mi fosse le caprette. Vattene non via. Non mi avrete mai. Sound muted. Mi muto, ragazzi.
Allora, non me l'aspettavo, sinceramente. Questo video doveva essere io che cercavo di fare una cosa che non vi dirò a questo punto. In realtà volevo costruire una sorta di mini castello nella loro zona, ma è finito con lo scoprire Buddy che stava registrando un video in cui voleva incastrarmi. E penso che lo vedete sul suo canale, come avete visto sul suo canale anche il video di prima. Cosa ne pensate? Ho fatto la scelta giusta oppure no? Ditemelo sotto nei commenti, sono curioso di sapere quello che pensate voi.